il presidente dell'ufficio centrale per le operazioni elettorali relativamente alle elezioni del sindaco del comune di Sorrento comunica al signor prefetto della provincia di Napoli, al sindaco del comune di Sorrento, nonché al presidente della commissione elettorale circondariale presso la Corte d'Appello, che dopo aver verificato che dagli atti e dai documenti in suo possesso nei confronti del candidato per il quale la proclamazione sta per essere effettuata non è sopravvenuta o accertata successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 235 del 2012, tenuto presente il disposto dell'articolo 72,4 del decreto legislativo 267 del 2000, in base al quale è proclamato eletto sindaco il candidato alla predetta carica che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, il numero di 5.324, accerta che il candidato Giuseppe Cuomo ha riportato fra i candidati alla carica di sindaco la maggioranza assoluta dei voti validi, e cioè il numero 5.621 voti validi. Quindi il presidente, alle ore 10.35 del 13 giugno 2015, proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Sorrento il signor avvocato Giuseppe Cuomo, salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 41,1 del decreto legislativo 216 del 2000. Sorrento, 13 giugno 2015. Sorrento è una città splendida, tutti quanti lo sappiamo, ma secondo me non lo sappiamo fino in fondo, perché rappresenta la città più bella della Campania. Ed essere sindaco di questa città penso che è un onore per me continuare il lavoro iniziato 5 anni fa. Io sono sicuro che con l'amore dei sorrentini riusciremo ad amministrare in onestà, in collegialità e in condivisione, perché questa città va armonizzata, va tenuta unita in modo che chi è più fortunato dia una mano anche a chi è meno fortunato. C'è ancora molto da lavorare, voglio anche ringraziare la presenza qua della segretaria e dei dirigenti che sono venuti a questa solenne cerimonia. Sono convinto che con l'aiuto di tutti possiamo far diventare Sorrento ancora più bella, ancora più accogliente, ma principalmente siano i sorrentini fieri della propria città. Intanto vi rinnovo i ringraziamenti e vi dichiaro a tutti quanti buon lavoro, perché tutti facciamo parte di questa squadra. Grazie.